L'astuto piano orchestrato da Mosca sta finalmente portando a concreti risultati. Il ritorno di Agatha alle Molinette, cruciale mossa di questo strategico gioco, sancisce non solo un ritorno atteso, ma anche l'inizio di una fase ricca di ambizioni per la dottoressa. La proposta di Elvira, che suggerisce ad Agatha di operare una delle figure più eminenti della città, potrebbe rivelarsi la svolta decisiva nella carriera di Agatha, portandola sotto i riflettori del panorama medico. Allo stesso tempo, nel reparto, Fausto è chiaramente in balia delle sue emozioni. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Il suo crescente affetto per Virginia si fa palpabile e, malgrado i tentativi, risulta impossibile da mascherare. La lotta interna tra il suo cuore e la professionalità rende ogni suo giorno una sfida. La delicata condizione di Luisa, ulteriormente aggravata post-elettroshock, si fa motivo di ansia per Delia e Alberto. Determinati a intervenire, prendono la decisione di operare Luisa, con l'intento di impiantarle un pacemaker. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Tuttavia, il percorso chirurgico si prospetta arduo per vari fattori, e l'ombra di un'inaspettata complicazione per Luisa aleggia nell'aria. L'intervento dell'ingegnere Tosi diventa fondamentale. La sua expertise nella ricerca del pacemaker più avanzato potrebbe fare la differenza. Nel mentre, l'attenzione di Serenella è catturata dalla gentilezza e dall'approccio empatico di Andrea con i pazienti. La crescente ammirazione per lui la fa rendere conto di un affetto inaspettato e profondo. Con il cuore in tumulto, Fausto non può più tenere a freno i suoi sentimenti per Virginia. Molti lo spingono a fare una scelta per prevenire ulteriori complicazioni. E voi, cosa prevedete? Sarà un futuro roseo per Luisa? Le vostre aspettative sull'intervento chirurgico? Condividete le vostre opinioni.